Buongiorno ragazze e ragazzi, nuovissimo video. Allora, oggi sarà un video ricco di tanti contenuti, ma partiamo con le prime cose che vi voglio mostrare. Allora, ho voluto provare i prodotti di Shein Glam. Sapete che Shein ha il reparto make-up. Ho qui davanti a me tantissimi prodotti, ho realizzato il make-up di oggi con alcuni dei loro prodotti. Che cosa ho utilizzato? Ho utilizzato questa palette bellissima, cioè vi devo dire che io già l'ho realizzata diverse ore fa e il make-up è rimasto perfettamente intatto. Ha tantissime tipologie di cosmetici molto molto economici, ma allo stesso tempo, ragazze, molto validi. È un fondotinta in polvere, ci sono tantissime tonalità. Io poi naturalmente vi metto il link nel box informazioni con anche un codice sconto che vi consentirà di risparmiare diversi soldini. E vedete? Cioè, questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato oggi. Questo è per il contouring, per creare questo gioco di ombre. Poi ho utilizzato questo eyeliner con la punta a pennarello, perché io preferisco utilizzare questi con la punta a pennarello. Mascara, fantastico. Guardate ragazze, molto voluminoso con il doppio scovolino, bellissimo, per fare sia le sopracciglia che il mascara. Pure questo prezzo economicissimo, davvero valido perché le ciglia sono ben distese e allungate. Ho sfumato il tutto con la spugnetta, vedete? Perché ci sono anche gli accessori, i pennelli molto molto validi. E sulle labbra ho messo questo bellissimo rossetto lucido, cioè bellissimo, che poi ho anche bevuto ed è rimasto intatto. Ma vi mostro tanti altri prodotti, guardate che bello ragazze, cioè alcuni li devo proprio aprire, ma cioè, mi sono sbizzarrita nella scelta di tanti prodottini. Alcuni sono davvero molto particolari. Guardate che belli. Cioè, bellissimi per creare un make-up estivo. Guardate questi qua, questi ombretti mi incuriosiscono davvero. Ed è bella anche la custodia di questi ombretti. Cioè, devo dire, stupenda, ragazzi. Poi, guardate, vi faccio vedere tanti tanti prodotti che ho scelto, ma poi vi aggiungo anche la clip che ho fatto vedere su Instagram e TikTok mentre mi trucco, quindi vedrete che mi sto preparando. Guardate, questa è una cipria compatta per eliminare le imperfezioni. Cioè, ragazzi, che vi dico? Di tutto e di più. Io sto aprendo con le forbicette perché, come ho detto, per realizzare questo make-up non ho utilizzato tutto. Guardate, ragazze, cioè, per le sopracciglia non lo apro, ma come vedete hanno dato anche il pettinino per definire le sopracciglia. Questo, ragazzi, è uno spray per fissare il make-up. Cioè, hanno davvero di tutto, c'è scritto 16 ore, cioè lo fissa per 16 ore, quindi io nei prossimi giorni testerò il tutto, ragazze, il tutto. Vediamo un po'. Guardate che bello, questa è una crema idratante perché loro hanno anche i prodotti, perché prima di creare un make-up come si deve, bisogna fare un'ottima skincare, perché la skincare è fondamentale per la cura del viso e per un make-up duraturo. Quindi ho scelto anche dei prodotti per effettuare appunto la skincare. Guardate ragazze quanto è bello questo illuminante, cioè veramente bello, da provare assolutamente nei prossimi giorni, non vedo l'ora. Cioè, io quando
stavo scegliendo, guardate, per il contouring io ho utilizzato questa tonalità oggi, ma ho scelto anche altre due tonalità per quando sarò un po' più abbronzata, che ancora non ho avuto il tempo di prendere un briciolo di sole, anche perché comunque il tempo è stato un po' instabile nei giorni scorsi. Quindi, poi, altra cipria di un'altra tonalità, tutte cose che utilizzerò prossimamente, ragazze, prossimamente. Wow, ragazze, cioè è un correttore a pennarello, troppo bello, di due tonalità diverse. Altro prodotto per fare il contouring molto più scuro. Comunque sono rimasta molto soddisfatta dell'utilizzo di questi prodotti. Grazie a un correttore liquido. Ovviamente ho scelto varie tonalità. Vediamo questo prodottino con le fragole disegnate. Ad ora vi dico, insomma, io lo so che cos'è. Questo è un lucida labbra, ho voluto prendere il lucida labbra al sapore di fragola. Cioè, rossetto, guardate che bella anche questa tonalità. Questo, ragazze, è nude ed è un tantino metallizzato, cioè veramente molto bello per creare questi look estivi molto luminosi. Non vedo l'ora di utilizzare tutto. E infine, poi magari più avanti realizzerò altri make up con sempre i prodotti di Shein. Guardate, ma poi hanno pure la custodia in tessuto, cioè bello, un bel fondotinta di questa tonalità, perché solitamente io d'estate non utilizzo i fondotinta, però diciamo, se dovessi avere qualche imperfezione, un pochino leggero, una cosa naturale, lo vado ad utilizzare. Ovviamente trovate tutto quanto nel box informazioni con anche il codice sconto. Spero che vi sia piaciuta anche la clip che vi ho messo per la realizzazione di questo make up. Ma ora procediamo con il video, vi mostro altre cose molto interessanti. Se oggi vi voglio mostrare e parlare di questi prodotti, non so se avete sentito parlare di Wild, che è un'azienda che realizza prodotti naturali per la cura della persona, in particolare deodoranti, ma non solo, anche bagnoschiuma, lip balm, shampoo, eccetera. Ma oggi mi voglio focalizzare sui loro deodoranti. Adesso scartiamo il pacchetto che ho appena ricevuto. Wow, troppo belli, ragazzi, mi piacciono da morire. Allora, intanto vi posso dire che la loro particolarità è che sono contenuti, come vedete, in un contenitore di alluminio che è riutilizzabile. Perciò quando stiamo per terminare il deodorante basta acquistare solo la ricarica, evitando sprechi di plastica. Inoltre utilizzeremo anche un deodorante senza parabeni o alluminio, soprattutto anche per chi è allergico. Basta scegliere il contenitore che desideriamo, perché ce ne sono diversi disponibili di diversi colori. La fragranza, tra le tante disponibili, studiate con la massima attenzione anche appunto, come vi dicevo, per le pelli sensibili, e durano per ore. Vedete? Questa è la ricarica. Io sento un profumo magnifico, ragazze, perché hanno tantissime fragranze che lasciano veramente un buon odore alla pelle, ci aiutano tantissimo a rimanere ben profumati durante l'arco della giornata. Buonissimo anche questo. E vedo che qui mi hanno mandato anche un deodorante da borsetta. Sento anche qui una profumazione veramente gradevole che mi piace tantissimo. Ora vi faccio vedere com'è semplice mettere comunque il deodorante nel contenitore. Vedete? Questo è il contenitore. Togliamo. Ecco. Vedete com'è fatto?
Basta ruotare e far salire questo supportino, inserire il deodorante all'interno. Vedete ragazze, l'ho inserito all'interno, poi basta ruotarlo così. E questo praticamente sale, noi utilizziamo il nostro deodorante, poi si conserva in questo modo, sempre pronto all'uso. Questa fragranza mi hanno mandato è buonissima, la sto già amando senza utilizzarlo, ma comunque lo testerò nei prossimi giorni, ma ne ho sentito parlare talmente bene di questi deodoranti che sicuramente sarò più che soddisfatta. E anche lo stick da borsetta, sempre da portare insieme a noi, anche volendo nei viaggi, cioè utilissimo anche questo. Comunque io vi aggiungo il link nel box informazioni per coloro che sono interessati a provare questi deodoranti naturali oppure anche altri loro prodotti. Vi aggiungo il link e anche un codice sconto che potete utilizzare appunto per l'acquisto, ma ve li consiglio tantissimo. Visitate il loro sito, andate a sbirciare i loro prodotti, poi comunque la spedizione è velocissima, quindi li ricevete a casa, addirittura potete fare l'abbonamento che ogni tot tempo vi arrivano a casa. Acquistare il kit la prima volta e poi semplicemente le ricariche, e il costo comunque è irrisorio per un prodotto così studiato e di qualità. Allora, proseguiamo il video. Io oggi devo fare diverse pulizie di routine e voglio pulire casa con un unico prodotto, esattamente con il sapone di Marsiglia. In questi giorni sono uscita, ho girato un po' di negozi che vendono articoli per la casa e sono andata a cercare nello specifico il sapone di Marsiglia puro liquido, perché io solitamente pulisco sempre con il panetto a scaglie, ma per comodità e per velocità, perché prepariamo prima le nostre soluzioni per pulire, perché il sapone di Marsiglia è naturale e ha tantissime proprietà, non solo dedicate al bucato ma anche proprio per le pulizie di tutti i giorni. Ci si può veramente pulire di tutto: il bagno, la cucina, i mobili, i pavimenti. Quindi oggi pulirò un po' tutto con questo sapone di Marsiglia puro. L'unica cosa che a volte mi chiedete, se potete utilizzare, quando mostro quello a scaglie, se potete utilizzare quello liquido. Certo che lo potete utilizzare, ma dovete leggere dietro all'etichetta se è sapone di Marsiglia puro, che non ci siano aggiunti di altri ingredienti, perché altrimenti non è più un sapone naturale. Io ho trovato questo che ora vi mostro, vi leggo un attimo al volo, e con questo possiamo davvero pulirci tutto, perché non ha aggiunta di altri ingredienti, neanche chimici. Quindi iniziamo a pulire. Qui ragazzi, io ho trovato questo qui di spuma di champagne, Marsiglia, ideale per tutti i tessuti. Naturalmente viene indicato come un prodotto per il bucato, ma in realtà si può utilizzare per tante pulizie, come vi dicevo. La sua formula concentrata è arricchita con sapone di origine naturale, quindi dovete leggere questo. Efficacia, delicatezza e fragranza classica del pulito. Quindi dovete leggere che ci sia scritto che è il sapone puro. Io per comodità lo metto in uno spruzzino che ha 500 ml di acqua e ci aggiungo un goccino di sapone di Marsiglia, perché adesso voglio spolverare la camera appunto proprio con il sapone di Marsiglia. La dose esatta per mezzo litro di acqua è mezzo tappetto. Io poi adoro quel profumo del sapone di Marsiglia, ragazzi, mi fa morire, è buonissimo. Allora, panno e microfibra umido, spruzzo un po' sulla superficie da pulire e pulisco. Non va risciacquato perché è un prodotto naturale, quindi non serve risciacquare. Igienizza perfettamente le superfici lasciando questo profumo meraviglioso.
utilizzandolo un pochino neutro, ma proprio giusto un goccino, possiamo pulirci tutti i sanitari, ragazzi, vi verrà tutto ben sbiancato, igienizzato. Dove c'è molto sporco, il sapone di Marsiglia riesce a sciogliere perfettamente lo sporco. Guardate ragazzi come il lavabo è venuto pulito e splendente, bello sbiancato, e poi c'è questo profumo che amo. Io proseguo a fare gli altri sanitari e poi vi mostro altre pulizie che si possono fare con il sapone di Marsiglia. Per pulire i mobili in legno, ma anche il lavello in acciaio, le piastrelle, oltre al sapone di Marsiglia, quello che avete visto che ho preparato prima per spolverare la camera, quindi 500 ml di acqua, mezzo tappetto di sapone di Marsiglia, aggiungo anche mezzo bicchiere da caffè di aceto di vino. Questo mix perché pulisce perfettamente, ragazze, tutto pulito e brillante. Provate sapone di Marsiglia e aceto, e con sapone di Marsiglia e aceto ci pulisco anche i mobili in legno come il tavolo. Il tavolo, ragazze, viene proprio bello lucido, perché comunque le proprietà di questi due ingredienti veramente sono una bomba, riescono a pulire e a lucidare allo stesso tempo. Se invece, ragazze, voglio pulire anche vetri, specchi, vado a modificare ancora la miscela. Quindi questa era, ve la ripeto, 500 ml di acqua, mezzo tappetto di sapone di Marsiglia, mezza tazzina, mezzo bicchierino da caffè di aceto di vino. Adesso aggiungo un goccino di aceto di alcol. Adesso la miscela è veramente completa, possiamo pulirci vetri e specchi, ma anche disinfettare varie mobiglie. Tante pulizie, possiamo anche lavarci i pavimenti. Io ho messo 5 litri di acqua calda, aggiungo un tappino abbondante di sapone di Marsiglia, aggiungo un goccino di profumatore, qualsiasi avete va bene, e con questa miscela potete pulire tutti i tipi di pavimenti, compreso i marmi, il cotto e anche il parquet. Quindi andate al sicuro, perché il sapone di Marsiglia proprio è idoneo proprio per tutte le superfici. In più, aggiungendo questo goccino di profumatore, avrete una casa super profumata. Guardate il pavimento, ragazze, perfettamente pulito, senza un minimo sporco e anche molto lucido. Allora, adesso voglio andare a fare un lavoro al gazebo,
Voglio andare a mettere queste tende in canapone che ho acquistato su Amazon. Vedete? Sono 140x2,90, ma ci sono varie misure. Le ho prese beige. Si possono usare anche per i gazebi, volendo anche qui alla terrazza. E poi ho preso un tappeto sempre su Amazon. Io poi comunque vi aggiungo il link nel box informazioni, perché comunque se anche voi volete cogliere l'idea oppure volete diciamo arredare il vostro gazebo o terrazza, trovate i link, poi ci sono vari colori, vari stili e quindi lo trovate là. Quindi oggi faremo anche questo lavoro. Allora, ragazze, praticamente queste tende le vorrei mettere di qua, da questo lato, e lasciare comunque queste velate. Stavo pensando, devo vedere se mi piace in questo modo, per chiudere un pochino più qui il gazebo. Prima tenda messa, poi di mettere le tende. Allora, ne ho messe due di qua e due di qua, e di qua ho lasciato quelle a velo, però forse il prossimo anno le metterò tutte uguali, non lo so, però per quest'anno queste a velo che mi vanno più che bene, quindi il momento lo lascio così. Per terra ho preso questo tappeto che è piccolino, ma mi piace molto. È giusto da decoro, ragazze, non è che l'ho preso per altri motivi. Ho dato poi pure una spazzata, poi dovrò mettere i cuscini sul divanetto e le poltroncine perché ancora ce l'ho dentro, e il gazebo è completato per essere comunque sfruttato qui nel periodo estivo. Mi piace tantissimo, molto più decorato e anche diciamo riservato, ecco, questo è il termine adatto. Poi nei prossimi giorni proseguiremo con altri lavori pure con mio marito. Piano piano, ragazze, si sistema tutto. Concludo il video, spero che anche oggi vi abbia tenuto compagnia e vi abbia consigliati al meglio. Lasciatemi un like per sostenermi e iscrivetevi al canale. Ci vediamo molto presto con un nuovo video.